più che piove. Incastrato. Siamo pronti, signor Moro? Oh, basta Morelli, che ti siamo sbrighi, pronti? brutto Ma siamo imbecille. già in live. Beh. E quindi? Ma aspetta che lo schermo un po' in Ma là. perché tu sei Sì, così vai. avanti, poi? Maestri, per favore, mi Mi metto di rimbalzi. qua. Mi racconti una barzelletta? Mi rimbalzi una barzelletta? Non posso, Marco. Come mai? Perché sono mazzette che non posso dire in live. Ah, Quelle conosce porno. Ah, ma conosce le barzellette no, anche a Moro, peggio Digi del Digi. porno. Quelle Io sono da. Asea, Yeah. 100 bits, Quelle da razzista. 500 grazie. bits. Quelle Quasi. contro gli ebrei, quelle 500 a bits, favore del grazie. Grazie, nazismo. No, sono no, Asea. quelli a favore degli ebrei contro il nazismo. Vabbè, Ma allora c'è la ci fosse. barzelletta, non fa neanche a ridere, scusa. Come? Eh no. Eh Che no, non schifo il fa nazismo. ridere. Sì. Stai Ma. bevendo un Ignusa, Morelli. È Assolutamente buonissima no. l'Ichnusa, ma che Marco tu La non sai tua birra. niente. Sto bevendo la Franziskiner. Ma Non ce gli ha l'ho l'Ichnusa. La mentito sto Franzisbiro stronzo. stai bevendo. Ma non ha mentito, è lui che l'ha detto. Tu hai detto no, assolutamente no. C'è un po' dei E come pirriti. state, persone? E basta, oh, con questi Oh, io c'ho rumori. caldo, Stanche, Morelli. grazie. Stank. Stai calmo che ti smonti, Esprit. Io c'è il ventilatore, non mi frega State, niente del state, suono. state. Allora. State. Dov'è? È Ma è andato scappato via, via? Esprit. Vabbè. Ma io c'ho il ventilatore puntato addosso, ma c'ho, sto morendo. Vattela a Ciao, Esprit, sei comprare, proprio Mary. lungo oggi. È vero, sono lungo almeno 2 metri. Cioè, quasi. Un GSD, grazie mille. Un GSD. 4 mesi. Ok, guarda che bello fresco adesso. Mi rimando il canale. No, C'è non sto Koch bevendo. Sto Carnage che bevendo la beve ogni live bottiglia 23 birra, della non te l'ho Franziskaner, bannato. ma dentro c'è l'acqua. Cos'è quel trombone rosso che c'hai di fianco? Un estintore, Morelli? Questo Questo? l'estintore, questo qua. È il succo di arancia Ma come? rossa. Siamo un istintore Guarda davvero? che non è un Ma che cazzo estintore. di estintore? Oh, ti È giuro, perché da c'è. qui non avendolo a fuoco benissimo, Ah, è un poi qui c'ho estintore. il merluzzo e i fagiolini. Ma il L'hai già merluzzo è mangiato? Che del stai pesce? mangiando? Il merluzzo è finito, i fagiolini li devo finire, so che Capito? non li Muovi il dai. culo, Morelli, capito? Non è che li mangio col culo, io li mangio con la bocca, Al massimo scusami. dopo da lì favoriscono altre Certo, cose. Fammi lavanare il culo qua un attimo. Comunque, Giardo. buonasera a Mi dà tutti molto e fastidio ben questa cosa. ritrovati al Termotalk. Non c'entrava molto come. Era Pizzer, se più vuoi essere un ritmato. attimo anche partecipe, magari. La Ce l'ha sigla non la fa chi ti partecipa, sono gli riappisolato, altri io stand. partecipo applaudendo. Bravi. Ma fammi la canzone bella applaudendo. Fabio! Su applaudendo, sto cantando. Vincente. Mi ero preso veramente bene. Allora, Se io mi dai adesso carta bianca qua. rimpicciolirò. Rimpicciolirò. Poi. Perché di Rimpicciolirò. qua, nel grande schermo, quello del cinema. Oh. Solo che devo. Mi piace la mia maglietta intanto. No. Perché? Anzi, mi È piace. uno dei BTS, quello lì. Sì. Com'è? Moro, finalmente hai una maglietta che non È fa. Sanok. È la Ah, ecco. maglietta dell'isola, della nuova mappa di PlayerUnknown's Dell'isola. Quindi, Moro, finalmente Ma non hai l'hai una neanche lavata, te maglietta. la sei messa addosso mentre ci Assolutamente studi. sì, anzi, ho fatto la doccia e poi me la sono messa. Giustamente. Ma con maglietta Quindi. doccia? Sì. Ah, Così ok. si è lavata. Tra l'altro, aspetta, perché dietro. Porca miseria. Porca miseria. 89? Come il 99? Ho sesso. sbagliato. Non è. Sono 89. 89 come Ciccio Amico. Non vi sento più. Mi si sono Mark, staccate le Mark. cuffie un attimo. Ma Piove, che eh? Devo andarle ad Piove. attaccare. È stato deficiente. Un attimo solo, eh. È stato deficiente. Quindi Marco, oggi parleremo di Monti! Grazie mille, non di Monti, Monti, parleremo di Parliamo di Monti. Monti. Allora. Mario Monti. Oggi parliamo di Mario Monti. Un attimo, Esprit. Oggi c'erano dei ragni qua Dove vai, dentro, Marco? Tu guardi. Esprit. C'è Stavo un guardando. cantiere? Piove. Niente, mi hai mentito? L'ho detto qua, mica da te. Siamo ben Arriverà. 10 km di distanza. Arriverà. Arriverà. Scorpio Scorpio Luke, Luke, 18 mesi grazie. adesso. Moro ha fatto un Amici, ho casino. un'idea. Arrivo. Come? E Così però all'improvviso? dovremmo partire anche col tuo uscito, tra poco E finisce. io? Devo mangiarmi dei taralli intanto io.
che ho questi taralli ancora da tre giorni. Stato... Secondo te questi taralli sono ancora buoni? A voglia. I taralli hanno scadenza. Ma sono quelli del treno. Ho capito, il treno l'abbiamo preso anche una settimana fa, scusami. Lo so, però... Ma... Comunque, questa sera siamo qui. Dove è andato Marco? Non so, ho detto, ho un'idea ed è partito. No, veramente non partiamo più. Yeah. Grazie, Killer Force. 20 mesi. Questa sera siamo qui per... Aspetta, c'è Marco. Non me ne sbatto. Marco lo sa cosa parliamo. C'è Moro. Di... Cibo italiano. Eccomi, mamma mia! Ma cibo in generale, Moro. Italiano poi vediamo, insomma. No, non in generale. Siamo qui per parlare di cibo italiano, da fieri italiani, esatto. Siamo nelle varie regioni del paese a forma di stivale unico. Ma quindi l'unico paese a forma di stivale. Hai uscito? Tanto abbiamo il mio succo di kiwi e allora, cibo tipici Marco, tu sai le italiani per più o meno. Perché almeno quelli non li faccio io, tu fai quelli. Magari ne prendo qualcuno di spunto, poi vi dico se non l'ho provato, non lo dico. Gastronomia italiana. Ha poco senso. Io ho trovato. Io ho delle bevande più che altro. Regionali che tutti dovrebbero conoscere. Guarda, i piatti della cucina regionale italiana. C'è la lista: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna. Vabbè, ma cerca la tua, Spoleto, tu parli della tua. Allora, Abruzzo. Guard Senpai sono in mezzeria. Quindi. Vediamo cosa dice su Trentino. Adesso vediamo cosa mi dice su Trentino. Allora, vediamo cosa mi suggerisce il Google. Poi, appunto, vedo bene se. L'ho già assaggiato oppure non l'ho assaggiato, non so cosa. Leggo dire. Cose che non so e le cose che so nei miei piatti tipici. Boh. Ma Chi è? Camperos. 18 mesi, maggiorenne anche te. Ah, grazie Camperos. Con 18 mesi, maggiorenne. Siamo dal nord, da che più brutto nord sito possibile. Che ho trovato, mamma mia. La Val d'Aosta allora. Esatto. Tu parti tu. Parte prima Esprit, direi. Parte iniziamo prima a fare Esprit. Prima le nostre regioni. Aspetta, ho capito, ma è tutto in mezzo incastrato. Le nostre. Ho capito, io non posso capito, ma siamo molto. Noi qua. Vabbè, andavamo non in rischiamo, fila. Non riusciamo a farle tutte. Ah, vediamo cosa andiamo, mi dice anche in fila, questo però. Maledetto. Ma questo maledetto, tu non le sai i tuoi piatti. Sì, ma voglio vedere su internet cosa mi dice, perché internet deve essere giusto. Internet. Andiamo... Tanto cerchi quelle che conosco già. Quelle che conosco già, cioè ci sono i canederli. Canederli, altopesini, spiega un po' cosa sono. Che sono delle... Sono delle... Coglioni. Il fatto è che alcune sono... Sono piatti inventati, cioè con un dialetto... Sì, alcuni... Tipo, cosa c'è? Il tipo io sto cercando adesso i piatti che conosco non esistono. Il canederlo è questo... Gnocco fatto di carne, di pane e pane. Va bene. Fatto c'è il pane secco. Dice Verti. Il nome completo di Totò era Antonio Griffo Foca Salva Falsa. Ah, Foca Salva Angelo Ducas con che cazzo ce ne frega di Totò? Porfilogenito, con Gagliardi, Curtis di Bisanzio, Gagliardi, Focas di Terstivelli. È stato abbastanza intelligente da farsi chiamare Totò comunque. Quindi, esatto. Molto bravo, infatti. Era un grande uomo, lo dicevano tutti. Diamo onore a lui come. Quindi, oltre a Knödel. Probabilmente poi, polenta e coniglio. Cioè, la polenta qua è diversa. C'è ovunque, ma qua è diversa comunque. È migliore. Perché voi fate la polenta quella. Tipo, allora, perché voi la vostra polenta è solida. Assolutamente è quella. Esatto. Quella che è proprio lo stampo così viene fuori, tipo di scodella. Tipo. Quella tipo budino, diciamo. Sì, è quella che si taglia col filo solitamente, no? Sì, esatto. Quella là. Tipo, mentre da me invece. Poi non è una roba nostra, però c'è mia nonna, che è come quella che piace a me, è quella lenta, quella che si mangia, che rimane più cremoso, no? Ah, quella non piace, ad esempio. Ma invece a me piace più quella, perché l'altra mi sa a te ti piace gelatinosa. Più duro, Esprit? Esatto, sì, esatto. Mi piace più duro. Poi? Siete sempre forti. E poi che mi una ricordo... Una cosa che piace tantissimo a me del Trentino... Sono gli spazzle. Sono tipo gnocchi, però sono sempre da fare con la gnocca. Sì, esatto. Vabbè, sono apposta per farli anche, fai tipo avanti e indietro così viene giù il filamento di questa pasta e si manda un po' lente e si crea. Sono gnocchi di spinaci. Poi la cosa che ho detto adesso è Morelli e lo strudel.
Non sbrodolato, ma lo strudel mi fa proprio cacare. Occhio, invece. Occhio Angus, perché per esempio il Cage Smarren che hai detto tu è più Alto Adige che Trentino. Esatto, sono cose un po' più Alto Adige. Lì sono un po' diverse le regioni. Poi c'è, che mi ricordo, c'è il fratello di mele. Gli occhietti lunghi non necessariamente di spinaci. Spinaci. Ah, no, 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 non sono spinaci per forza, non faccio spinaci, li faccio normali a me, lungamente. Ok. No, io a me mi piacciono quelli lì di spinaci. Sì, quelli sono buonissimi. Anche a me. Piacciono un botto. Poi che vengono in mente, mi sono detto adesso, Morelli, mi sono detto, strangolapreti, che non so spiegarli. Che è vero, che l'avevamo guardato una volta, no, non so gli strozzapreti. No, gli strangolapreti. A parte che anche gli strozzapreti in ogni regione d'Italia sono diversi. Chiamano in modo diverso. In Veneto sono ancora diversi. Sì, come la polenta, per dire. Che è un po' più diversa. Invece sono, è della pasta fresca fatta a mo' di spaghettino corto. Fresco 91, ci vorrebbe fresco. Un po' di fresco, grazie mille. Grazie, fresco. Grazie. Da te dicevi cosa sono gli strangolapreti? Sono, io li ho mangiati poco in realtà, io li ho mangiati davvero poche volte, ma sono degli gnocchi in realtà alla fin fine, che si fanno poi in modo... Ma che cazzo, sono gnocchi? C'è solo gnocchi. Avete solo primi, sono gnocchi. Vabbè, ma... Ok, di polenta, ci sono poi c'è il tortello di patate. So. Poi voi avete anche la cosa... Ma tortine di patate? No, il tortello di patate è tipo una roba fatta più grande o così o larga, fatta di patate che si mette insieme e fritto anche. Sempre la patata. Infatti è unto. Infatti ho fatto tondo, ho fatto un cerchio. Un bucio di culo così. Che si mandano insieme alla carne. Lo speck, loro che è famosissimo. Lo speck, però, non è che è un piatto tipico, è una roba che si fa, però, perché abbiamo le malghe. È una vostra specialità comunque. Vabbè, se sono incagliati tutti i formaggi che abbiamo qua, allora siamo a 20 anni. Vabbè, lo speck è famoso in tutto. Non sono ricette, ma sono delle specialità. E poi le frittelle di mele anche sono buone. Sempre giovedì, lo strudel non è vostro, strudel è... Non è tedesco, è più Alto Adige. Sì, Alto Adige Trentino. Però vabbè, sì, vabbè, Trentino. Comunque, qui, allora, espresso te le leggo qua perché c'ho un po' un elenco delle specialità trentine. La cucina. E poi lo faccio anch'io con quelle calabresi perché alcune le sto leggendo perché non le ho mandate. Ci sono i canederli, il maiale in saor. Che non me lo ricordo, però so cos'è. Non so cos'è. Poi le crespelle alla trentina, perché con il radicchio, ricordo. Con il radicchio si fanno, non so. Questa qua è incredibile quanto è calda. Frittata di riso. Ma sì, ma ho mangiato crespelle più volte anche, forse ho detto quanto io. Frittata di riso agli asparagi, vabbè. Ma le crespelle sono tipo... Quando una volta ho detto le fortaglie, erano praticamente queste, praticamente. Come sono fatte. Guarda, non so di cosa stai parlando. Ecco, l'immagine che ho su Google delle crespelle sono tipo... tipo tondo, tipo dalle crepe, no? Cioè, però non fare salato. Gesti, cosa fai? Sai che fai sempre a fare i gesti, ma non fare. Non così fare. È meglio. Tondo e tondo. Ma sono tutte robe tonde, fatte così. E poi metti dentro roba e poi arrotoli. E poi cuoci. Poi invece ci sono i chifeletti e i chifelini. Un dessert di patate. Dovrei leggere bene i nomi. Follettini e follettine, mi pare, anche te. Esatto. Sì, non è una frittata fatta in realtà, non è fatta con... non è che ne affittate quelle spesse con le uova che mangi di solito. È finissima, cioè. È fatta apposta per essere otturata, poi. È terra de rose! Gianmarco Tagliapietre, che dona 3,93€ e dice voglio una vita esagerata, voglio una vita alla Lorenzo Morelli. Dice così proprio. Va bene, perché no? Poi dopo c'è anche la spuma di mele. Quella che... una volta non me la ricordo, però. Mi ricordo un cazzo, mi ricordo io. Non sai niente, però. Magari sono cose. Non è che anche io sono una ricetta delle mani. Spuma di mele, ecco, le ho già viste, già mangiate, però non mi ricordavo. Per dire. La Lombardia non le so tutte. Ma perché io. Cioè, anche andando in giro, magari le mangi per i tipici, però che mi ricordo che è tipico o no? E ne so io. Torta di mele ricotta. Vabbè, torta di mele, mele qua abbiamo. Dolci di mele, abbiamo qua iosa, quindi non è che. Per forza, sempre. La patria delle mele. Poi un mele effettivamente ha delle belle donne. È vero, è vero. Chi è? Exitize, grazie mille. Grazie mille, 17. Io parlerò dopo della cucina. Poi cosa manca, Morelli? È molto curiosa, è la zuppa di vino Alto Tesina. Questa è per Alto Tesina, appunto. È Alto Tesina, so. Vabbè, che però in realtà è la stessa regione. Ma non ho mai mangiato la pizza qua. Zuppa di vino Alto Tesina, quindi... Sembra anche buona. Un mezzo brodino con sì, del con pane. Sì, con i crostini dentro. Con i crostini, sì. Va bene. Sembra buono. Zuppa non mi ha matto, quindi mi sa che non ho mai neanche... Poi,
Lizer e Marco per la Lombardia. Parlo io della Lombardia, Marco fa giù, la Calabrica. Vai. Allora, primo, vabbè, famoso è il risotto alla milanese. Classico. Cosa che è? Il risotto con lo zafferano. Semplice, semplice, che però c'è anche la versione monzese nostra che si aggiunge anche la salsiccia. È buona la salsiccia. Zafferano e che ci sarebbe di più questo che lo zafferano, fondamentalmente non sa di un ca. Alcuni lo mangiano anche con il suo buco, di zafferano. Il buco. Ma sapore. Come, scusa, Morelli? No, beh, ce l'ha il suo sapore lo zafferano. Sì, però non è un sapore che non è un sapore fortissimo, però. Invece la salsiccia già ci aggiungi qualcosa. Tipo io, mia mamma il risotto con lo zafferano fa il risotto ai quattro formaggi e ci mette lo zafferano. Viene buonissimo, viene. Ah, l'osso buco è stato la mia nese. Sì, no, cioè sia con l'osso buco, però sia con l'osso sia buco sia con la non lo mettono a parte l'osso buco. Beh, sì, non è mischiato assieme. Cioè, mangi l'osso buco e riso. Non ho mai mangiato con l'osso buco. È buono con l'osso buco. Mai mangiato, però non lo provato. L'altra cosa famosa è la cotoletta alla milanese, vabbè, quella è molto da spiegare. Quali è sdoganata in realtà, non è neanche lombarda. Che poi non lo chiamano tonkatsu, se è viennese o che. Il Tonkatsu lo chiamano Tonkatsu. Tonkatsu? Beh, ecco, cotoletta alla milanese pure quella, più o meno. Se non lo ricordo. La cotoletta alla milanese cos'è, maiale? Sì. Mentre il Tonkatsu mi sa che... No, c'è di maiale, il Tonkatsu. C'è vitello, maiale, puoi fare un po'... Emma Thomas, grazie mille. Emma Thomas, grazie mille. Già questi 10 per il battaglia di risultato, giustamente. Poi, vabbè, a parte le solite... differenza di polenta, che c'è la polenta taragna, vabbè, quelle comunque sono sempre polenta. E poi ci sono ovunque. Esatto. Poi c'è... la polenta in realtà non è... Cioè la polenta si può fare con un sacco di cose, c'è la polenta... Sì, per farla in mille modi. Quella bianca a me c'è, ad esempio. La polenta... sono un botto di farina per farla. Perché quella classica che avevo sempre visto io è quella proprio gialla... Sì, è quella gialla. E solida. Però per dire, sì, è vero, anche... comunque, come scrivono, la cotoletta pura milanese è di vitello, non è di maiale. Ok. Cioè, per dire, da me in polenta si fa anche... l'ho fatto anche bianca a volte... con una fogna diversa, oppure tipo non è grigia, era tipo un grigio strano, comunque, sì, in mezzo alla farina, credo quella di ceci, quella sì. Di ceci magari. In mezzo alla farina Poi un altro piatto molto molto buono, i pizzoccheri. Vabbè, i pizzoccheri sono molto buoni, sono fatti di grano saraceno, sono tipo, non posso spiegare, a gnocchi, non so. No, sono tipo di pasta, sono delle palle gnocchi. Adesso no, neanche, no, sono filamenti. Pizzoccheri. Io non me li ricordo i pizzoccheri. Non li ho mai mangiati. Pizzoccheri. Condiscono con le... tipo tagliatelle quasi, però più... Sì, tipo le tagliatelle, esatto. Però più piccoli pezzi. Sì, tipo le papparde. È un piatto pesante. L'ho mangiato un sacco di volte, però. Poi, ci sono anche in caso delle tagliatelle, delle pappardelle curte sono. Sì, tagliatelle curte, sì. Esatto. Poi ci sono i casoncelli, che sono tipo dei ravioli. Casoncelli, sono sempre online. Di carne. Casoncelli. Casoncelli. Vedete che faccio? Non so, li avevo visti. Faccio un attimo sono una di Bergamo, Brescia, zona lì. Faccio un attimo una cosa con questa live. Ponte coniglio. Ponte coniglio da me si fa. Poi. Ponte e coniglio si fa tanto da me. Poi qui io non lo mangio molto, ma qui usa tanto il bollito. È vero, il bollito è famosissimo. Con le mostarde. Però a me non va molto. È una cosa che ti. Cioè, tra l'altro, a proposito del bollito. Aspetta, non metto niente adesso, un attimo che sistema. L'avevo visto, mi sa, su... Dove era? Su coso? Era su Masterchef in Italia. Scusa. Avevamo fatto questa gara, erano andati in questo posto dove era tipo sta cattedrale del bollito, dove c'erano tutti i massimi esperti del bollito. Che tutti, no, tutti con la puzza sotto il naso. Il bollito va tanto, qui. Ma era tipo in piazza, in una piazza, no? No, era c'era proprio questo edificio, tipo questo castello. Cosa, Ma scusate se guardo di là spesso, ma sto vedendo che sta arrivando un diluvio universale. Una cosa, sistemo questo così, in modo che loro quando gioco su Google vedono subito cosa sto cercando. Che non è un piatto. Nel senso che è tipo lo spec di Espresso di Gorgonzola, che comunque è famoso. È qua nostro. Te o il ventilatore? È il ventilatore. Ma che cazzo di rumore fa il ventilatore? È lontanissimo, poi. È lontanissimo. Allora, metto qua piccoli in centro. Questi sono i casoncelli che abbiamo visto prima. Ah, ok, stai facendo. Quindi c'erano anche i grandi. Poi cos'era il prossimo, Ieza, dicevi? Casoncelli, cioè, vabbè, col Gorgonzola, non puoi star lì, eh?
Poi vabbè, ci sono altri, gli ultimi due piatti che mi ricordo bene, ci sono la cassuola. Cassuola che come si scrive? Questa cassoeula. No, inverno, sono cassoeula. I nostri colori di uovo. Cassoeula. È una come quella che accetta Marco ogni volta che entra su GTA. È questa. Che si è vista adesso in no, che fastidio, ma tutti diversi. Ah, no, è vero, praticamente... quello lì era il gran bollito alla piemontese, era quello dove c'era il sergente del bollito, il... Anzi, la metto qua sotto, la metto robe. Anzi, qua così la metto, sì. Questa è la cassola si mangia, esatto, sempre in inverno, a novembre. A parte che... ci metti... Praticamente sono verze, cotenna e praticamente tutto il maiale dentro. A parte, che, a parte che io esatto. Cioè, ho usato cassoeula su Google, le prime 5 maglie sono tutte diverse. Perché ognuno la fa come vuole. Io ho preso la prima. Credo sia uno di quei piatti un po'. Grazie, Diago. Io ho preso la prima che c'era. Uno di quei piatti poveri dove ci butti gli scarpi. Esatto. Ovviamente. Anche se cerco polenta. Un sacco di sapori diversi. Ecco, polenta mi esce la mia, vedete? Polenta mi esce la mia come prima. Vaffanculo. Si mangia con la polenta di solito. Vaffanculo a voi. Allora, polenta, questa è la polenta. Tra l'altro, io la mangio con solo le costine. Invece c'è gente che mette anche il piede, le orecchie. Ma che esce? Quella che faccio io. Beh, sì. Quella solida. Quella nel tagliere di legno, sì, stai vedendo? Sì, sì. Okay. E così sembra la mia, tagliere di legno sempre. Il shot. So sembra abbastanza lentina in realtà da lì. Cioè, più o meno è un po' più grande la mia, è un po' più compatta. Questa è più una. Sì. Allora, sì, la polenta taragna è quella tipica nostra. Come si chiama? È polenta taragna. Quella è fatta? Si fa la griglia. Ah, è tipo liquida? No, è quella liquida. È quella di grano saraceno. Non è liquida, è solida comunque. È solida, sembra liquida, ma è solida. È un piatto sto qua che ho preso così. È buona la cassuola, perché non l'ha mai mangiata. Provi a mangiarla perché è veramente buona. Ma deve essere fatta bene, però. Poi vabbè, l'ultimo piatto che è tipico qua, il panettone, è stato creato qua. Vabbè, panettone non è che c'è. Vabbè, panettone, sì, milanese, panettone classico. Sapete qual è il panettone? Questo, non è che c'è molto da dire. Beh sì, panettone. Esatto. Non so anche se il pandoro è stato creato qua. Cercalo online. Non mi ricordo quando c'è. Moro, tu hai l'elenco dei tipici. Della zona di dietro. Ah no, veronese è pandoro, ok. Ah vero, il pandoro è veronese, cacchio. Sì, pandoro di Verona e milanese del panettone. Eh sì. Vai Moro, dici l'elenco dei piatti. Poi piatti non mi ricordo. Vado io quindi. Ma vai con l'elenco di dietro, vediamo se sono tutti i piatti che abbiamo detto magari. Sì, sono 7000 quelli della Lombardia. Che cacchio. E quelli che tengono più all'occhio. Ne sono salvati qualcuno così che le vado a vedere, ma non... Però vabbè, non i principali erano quelli, adesso gli altri non mi sembra che li mai sentiti. Prezzel! Ecco, Prezzel è un pane tipico di Esplit. È da più si più tetesino, però. Sono le cappelle di funghi alla milanese che mi fanno... Come? Non lo so. Cappelli? Cappelle. Cappelli, no, come il penne. Ma non posso cercare cappelle su Google, Morelli? Non lo fare. Aspetta, lo cerco io, aspetta. Cappelle di funghi alla milanese. Pranzo. Ok, se cerchi così puoi andare tranquillo. Cappelle di funghi alla milanese. Sono semplicemente tutto cappelle. La capocchia del fungo. Vabbè, ok. Fritte, come vedo. Siamo delle polpette. No, in padella. Prima siamo delle polpette a prima immagine, scusa. No, sono teste di funghi. Poi qui dicono anche la trippa alla milanese, ma non so. La trippa non mi pare che è proprio un piatto rosso. Non lo so. Ma. Vabbè, poi da me nelle Marche. Allora, intanto apro qui l'elenco delle ricette marchigiane, ma ci sono. Allora. Vabbè, partire subito con le olive ascolane. Olive, sapete cosa sono le ascolane tutte quanti? Cazzo, guarda che cazzo, belle, guardale che belle. Anche di... l'ascolana me le mastico con le mangio l'immagine subito, lo schermo mi mangio. Olive all'ascolana penso che dovrebbe essere... Mamma mia. Fanculo gli spaghetti con le polpette, chi cazzo li mangia? Le olive all'ascolana... Ma che fastidio per le polpette, scusa, che... è fastidiosissimo. No, sono buoni anche quelli, però le olive all'ascolana... Che fastidio, le ascolane c'è... Olive all'ascolana c'è... Olive all'ascolana... Che sapore! Poi ci sono... Che non li vedo però qui. Perché forse sono più della mia zona, barra anche romagnola. Ma magari hai rubato un'altra regione, Morelli. I passatelli in brodo. I passatelli in brodo. I passatelli in brodo. Brodo. Sono molto buoni. Non con due T, con una T. Poi si fanno anche... Ah, questa, okay.
Fanno anche in molti, no, in molti altri modi. Qua, eh. I passatelli in bocca. Siamo dei vermetti. La cosa bella dei passatelli è che non è un quel tipo di pasta che comunque ne mangi e ne continui a mangiare. Ma sono obbligatori da mangiare in brodo o puoi mangiarli? Ah, giusto. No, ci sono anche alla mosca io. Vai, un attimo, fai vedere un attimo, diciamo prima, mi sono messo le immagini. Gli spätzle. Come si scrive? Spätzle. Spätzle. Ma come, quelli non sono i tuoi? Eh no, sì, per fargli vedere come erano fatti. Ok. Che sono molto simili alle tue. Sì, è vero. Quindi adesso. In realtà. È vero. Ma volendo anche solo le patatine Fonzi, solo che sono più dure. E poi io farei, per la mia regione, farei più la Romagna in realtà, poi cerco la Romagna, perché... Beh, ma sono romagnoli i passatelli, hanno detto. Perché, cioè, in realtà tipo la mia parte di Marche, Pesaro Urbino, farebbe parte della Romagna, non delle Marche, quindi... Quindi più o meno... Va bene, poi tutto, ma infatti io ho qui sotto l'elenco, a parte le olive alla scolana, non conosco niente di quello. Quindi che hai sbagliato regione, praticamente. Esatto, andiamo a vedere infatti l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna, quindi ok, cambiamo regione. Era Ulca, magari fai solo Romagna. Perché... non c'è, c'è Emilia Romagna. Vabbè, guarda che cosa ti ricordi. Allora, vediamo. Vabbè, lasagne. Le lasagne però sono tutti cos'è, lo sono, lasagne, tutti quanti. Sì, sono molto... Guardate, faccio anche vedere, ma lasagne penso che tutti sapete cosa sono. Sì, cioè, non lo so, me lo fai vedere, per favore. Guarda Marco. Però sono proprio bolognesi le lasagne. In realtà ci sono anche alla ferrarese e all'emiliana, che sono... Quelle all'emiliana mi pare sono quelle in bianco, con le verdure. Guarda, faccio una cosa. Lasagne e Emilia Romagna, non so, emiliane. In realtà da me... Mi sto rendendo conto adesso, però forse perché romagnolo. Ho avuto l'influenza di Romagna e Toscana. Tutto uguale, un gomorello su. Tipo le robe al cinghiale si fanno in Toscana. Però tipo le pappardelle al cinghiale. Ma non sono cose le pappardelle al cinghiale, Morelli. Non sono cose anche romane. La roba allora, le pappardelle sono romagnole, mi pare. È un po'. Cazzo, ci famo adesso, però io. Eh sì. Morelli, non fai un infame. Allora, poi c'è vabbè anche i cappelletti. Mamma mia, i cappelletti. Cappelletti che vanno presi. Cappelletti, cerco su Google cappelletti in brodo. Cappelletti, mi sai dire la differenza tra tortellino e cappelletto? Dai, che io l'ho già ciccata una volta. Dove c'è i più grandi in teoria? No, io avevo detto per una. Tortellini sono quei piccoli. Tortellini sono i piccolini. E anche per come è chiuso il cappelletto, però sì. Non è quello che lo fa... Davvero tipo chiuso, è piccolino e è chiuso... No, e cambia il ripieno. Perché nel cappelletto... Magari mi... No, nel cappelletto ci va dentro... Tipo mia nonna ci mette macinato di carne, dei polli e delle galline che c'ho dentro. Raviolo. Che c'ho di sotto, quindi ci mette... Questo è un raviolo, lì. Che è grande. Mentre i tortellini, scusa. Ci va solitamente il prosciutto. Quelli che sono io, che sono i ravioli, anche secondo me, che è sbagliato, però dicono che è ravioli, che è sbagliato. I ravioli poi ci sono quelli grandi. I ravioli sono quelli, sì, quelli più grandi. Solitamente quadrati, quelli che vengono fatti. Questi sono i tortellini. Tecnicamente il raviolo non è quello a luna. E questi sono i cappelletti, che visivamente sono quasi... Poi anche visivamente sono diversi, Anche visivamente sono diversi. Sì, perché dipende da come lo... Cioè il... Sono chiusi in modo diverso, sono fatti in modo diverso. Cioè, cappelletti, il cappelletto lo si chiude verso l'esterno e il tortellino verso l'interno. Cappelletti, tortellini. Poi perché, Marco, ci sono i cappellacci e i tortelloni. E allora, sono i cappellacci pure. Sono quelli che abbiamo mangiato noi. I cappellacci noi, sono quelli che abbiamo mangiato. Mamma mia. Ma che buoni sembrano. Che cena, che ragù, che sapore. Questi sono i cappellacci, Morelli, questi qua che mi sono trovato, che sono quasi uguali. Sono più grandi? Ma si dice arancino o arancina? Credo si dica arancino. Ciao Sara, arancino. Si mangia, credo. Arancina credo si dica proprio in Sicilia. L'arancina. E arancino nel resto d'Italia. Senza brodo, quello tranne trovato. A Roma, che a Roma si chiamano... Quanto c'è anche il come si chiamano a Roma gli arancini?
I soufflé. Ma questi sono i cappellacci, si chiamano questi. I supplì. A Messina si dice arancino. I supplì, non i soufflé. Ah, era il contrario, il dolce. A Roma sono sempre arancini. I supplì erano i supplì, giustamente. I supplì che sarebbero i sofficini. Sì. No, sarebbe l'arancino. Arancini, no. A Palermo, hanno detto. Vabbè, l'arancino sarebbe il supplì. Ah, ti ho detto, Mark, ti ho detto arancina a Palermo, arancino in Sicilia. Era il contrario, comunque ho sbagliato. Mi chiamo arancini, comunque. Da Palermo è arancina, hanno detto. Non so perché. Catania, arancino. Cambia in base alla zona. Lì penso dipenda dal... Vabbè, ma... No, invece il supplì è praticamente l'arancino fatto a Roma, però. Ok. Vai, Marco. Gli arancini... Non so chi ha copiato chi se ne frega. Vai, Moro, continua. E poi fammi vedere un po' cosa c'è. E c'ho... Ma... C'è un botto... No, niente. Senti che devo cacciare. Ma qui a me non sembra che siano diversi, mi sembrano uguali tutti all'arancino. Arancino e arancino? Poi non so se come sapore... Come, scusa, Marco, qual è la differenza, dicevi? Arancino e supplì, sembrano uguali. Ah, l'arancino è questo, no? C'è anche il triangolare? Poi non li ho mai assaggiati bene. Non c'è... Supplì. Supplì è diversissimo, Marco. No, a me sembrano veramente diversi. È completamente diverso. Vedendo le foto così, sì. Quelli che avevo visto io erano effettivamente uguali. Mai ti ha mentito nella supplì? Esatto. Sì, i supplì sono dei piccoli cazzi. Sì, no, effettivamente sono diversi. No, dicevo, qui non c'è però la cosa più importante della Romagna. Dove è tagliatelle al ragù. No, le tagliatelle al ragù, vabbè, sono... Tagliatelle al ragù, non mi sento dire. Sono proprio bolognese. Però della Romagna, di queste, della Riviera Romagnola, sì. La piadina manca. Cosa? La piadina. La piadina romagnola, che io l'ho mangiata a Ravenna. Esatto. Che è diversa, però, ho visto. Non è questa che sto vendo io. Perché te l'ho detto io, piadina, fammi vedere. È più spessa quella... Quella che abbiamo mangiato lì è più spessa, ma perché io te l'ho detto, era una cazzata, secondo me, quella lì. Non deve essere tipo... In realtà ci sta che è anche più spessa, però il sapore di quella lì faceva abbastanza cagare. Non deve essere tipo... ho sbagliato. Non deve essere tipo... più spessa, tipo questa che ho trovato adesso. Sono spesse proprio di... Non è così spessa, cioè non queste. È come quella che abbiamo mangiato noi. Quella che abbiamo mangiato noi, cioè, che sono proprio spesse un centimetro proprio, anche proprio un centimetro, che cazzo, no, mai. Beh sì, quelle che ho mangiato io nonna del Paravenna, che erano quelle tipiche lì. No, comunque. Un centimetro è una fetta di pane. Ma nonna, Morelli, le misure. Esatto, guarda che un centimetro è tantissimo. Non è così tanto un centimetro dietro. Un centimetro è un mignolo, Espre, porca vacca. Non è vero, ha sbagliato. Ma sì, sì, Vabbè, mezzo centimetro lo La piadina sarà 2 mm, 3 mm. Ma quelle fine sarà 3-4 mm. Sì, ho sbagliato. Di nuovo ho sbagliato. Ma fanno tutti diversi alla fine. Quella che abbiamo mangiato lì a Ravenna faceva caccare. Comunque, solitamente è più fina. Io la preferisco più fina. Vero, c'ha ragione. Cosa? Quello è famoso, gnocco fritto è di quelle zone lì. Aspetta, devo sistemare le immagini. Non a gusti, penso. Non l'hai mai mangiato. Comunque, non l'hai mai mangiato il gnocco fritto? No. A gnocco fritto, aspetta, vediamo un po'. E tigella. Ho sbattuto di nuovo, ho sbagliato, porca puttana. A proposito della piadina, però, che la piadina, la classica, è squacquerone, rucola e prosciutto crudo. Oh, è quella che però, prendo io, base più base. Che dalle mie parti si fa la crescia sfogliata. Ok, la cerco. Che non so se la... No, forse con crescia sfogliata si crescia, fa vedere crescia... Sfogliata, di urbino, marchigiana. Sfogliata, quello di urbino. Urbino. Ah, urbino, lo posso cercare? Urbino. Sì. Che fame che mi sta venendo, ragazzi. E questa? Beh, è bella, è bella. Aspetta, allargo un pochino. Che... Ah, bella. Simile alla piadina, però è un po' più pesante, perché la si sfoglia con lo strutto. Infatti più volte anche si sfoglia. Vuole un botto di tempo per farla, perché immagino. Veramente tanto. E un gnocco fritto, aspetta, gnocchi... fritti e così. Gnocchi fritti o tigelle anche? Cerca anche tigelle. Gnocchi fritti. Tigelle sono qua. Ma gnocchi fritti sono... Cosa sono dopo? In che zona? Sempre Romagnola. Potrebbe essere sempre di Modena, però. No, è più... Modena? No, è più emiliano. Sì, quindi questi sono... Perché ci hanno gnocchi fritti, dove vedo troppa roba che vengono fuori con gnocchi fritti. No, quindi questi. Gnocco fritto è sto gazzillo con dentro cosa ci va, il prosciutto, mi sa. Deve essere questo, quindi. Tecnicamente tipo... vuoto. Poi ci metti tu. È quello tipo... No. È tipo... Ah, è quadrato, Morelli? È tipo questa sfoglia, sì, sì. No? Tipo fuori, come tipo... Non ho mai mangiato, però comunque è emiliano. Ma voglia se sto soffrendo, Lupin, non sa. E poi cosa dicevi, Morelli? Altra cosa? Poi l'ultima cosa, credo, è che sia mia. Però non saprei come fartela cercare, perché io l'ho sempre chiamata
crescia di Pasqua. Ah, giusto, quella che ci dici sempre. Esatto. La crescia è di Urbino? Se la cerchi, viene fuori. E sembra un pandoro. Sembra un panettone. Pandoro salato. Un pandoro. Perché la si fa in due modi. La si fa dolce e salata. Okay. La si fa dolce e salata. Perché quella salata con il formaggio è buonissima, cazzo, che buona. Questa infatti si è piaciuta accanto, devo infatti riuscire a trovare. Esatto. Poi c'è quella dolce, invece con dentro ci mettono, viene più tipo panettone, però un po' diversa, con i canditi e lui mi fa cacare. Okay. Però quella salata col formaggio è veramente... Ciao Agis, buon appetito. Salute. Salute. Mamma mia. Niente, non trovo il piatto che devo fare, quindi non lo dirò. No, lo dici poi come c'è, Marco. Dici come c'è. No, non si trova, perché è in dialetto, quindi non pare come... Prova a dirlo. Allora, perché c'è questo piatto che si fa in Calabria. Io mi ricordo da piccolino, in piazza la facevano, si organizzava un paio di volte d'inverno, un paio di volte d'estate. C'erano le signore del paese che facevano questi pentoloni grandi di olio bollente. E poi ci si tuffava dentro. Si sacrificava dentro, sì. No, e appunto friggevano questa pasta e si chiamava tipo cugliurelle, una cosa. Sono in dialetto, ci vuole un calabrese. Quindi cerco cugliurelle. Non le trovi. Come si scrive però, Marco? Non lo so. Cugiulelle. Prova a vedere cugiulelle. Cugiulelle. Magari si chiamano in altre parti cugiulelle della Calabria, si chiamano in un modo fuori a me. Sembra più di biscotto. Cugiulelle. È un biscotto questo. No, questo è un biscotto. Perché non si vede niente? Ah, perché ho fatto un disgraziato. No, non sono queste qua che ti suggerisco. Ho sbagliato, mi sono l'immagine sbagliata. Questi qua sono tipo dei biscottini, delle cose di... Sì, delle cose di pasta. Non sono queste. Sono queste cose. Si possono fare sia dolci che salate. Col dolce si mettevano lo zucchero a velo, lo zucchero congiunte, hanno scritto anche cose, tanto qua c'è con e non lo so, non riesco a trovarlo. Dici che sono fritti? Sono fritte, quelle sicuramente. Aspetta, ci chiamiamo cosa? Calabria. C'erano queste vecchie che facevano orelle. Perché questa è roba fritta, guarda su TF. Cugiulelle Calabria, mi insegna sempre. Allora, in chat hanno scritto zeppole fritte e ci va molto vicino, bravo. Zeppole fritte, vediamo un po'. Zeppole fritte è tipo quello. Infatti se vedi ci sono, principalmente sono fatte dolci qua, ma si fanno anche salate. Le mangiavo anche salate e sono più o meno queste cose qua. Ok. Aspetta che te lo linko. Sto vedendo le cugiulelle. Sì, okay. No, salate, chiaramente dolci hanno un altro tipo. Perché link? Situazione. Sì. Ah, sembra tipo delle cacche del paese di mio papà, giù. Poi non so se sono tipicamente, so che sono del sud sicuramente. Poi le facevamo giù in Calabria, ma magari sono siciliane. Queste sono, pertanto che non le vedete ancora voi in chat. Poi credo che in ogni regione si chiamino in un modo diverso. Sono queste. In modo diverso. In Sardegna zippulas dicono, fammi vedere. Queste qua sono. Teoria. Zippulas da zeppole. Zippula. Queste. Sono dei churros praticamente, però fatti a rondelle. Sì, un po' sì, è vero. Cudureddi, ha detto i calabresi. Ah, poi avevo saltato il dolce. Cudureddi, sì, esatto, eccoli qua. Eccoli. Ah, ok, sì, eccoli qua. Come pensavamo prima, comunque, non è che siano... Più o meno sono come le zeppole, comunque. Addirittura qua le vedo però fatti anche con tipo cannellone, col cioccolato dei... Sì, questo con cioccolato, dolce, salato... Ma se vado avanti ci sono tantissime. E queste cose qua io da piccolo erano la morte mia. Anzi, lascio così, guarda. Era la morte mia perché me ne mangiavo veramente fino a morire. Sembrano quei dolci che si fanno solitamente a carnevale da me. Da me si fanno le cresciole, la roba così, quei dolci lì. E comunque questo ricordo in piazza di queste signore che si trovavano in paese e le facevano. Ok, vabbè, aspetta, torniamo un attimo indietro. Amore, tu avevi altro? Sisto Gamer, giusto per poi... Gamer 2 euro. Mamma mia, comunque, ma cosa piadina, ma cosa gnocchi fritti. Mangiate una bella carbonara. Ma carbonara sono... quella non è nostra, quindi leggevo prima che c'è... Io non parlo della carbonara che bestemmio, lo so. C'è la carbonara piace fanese di più con la pancetta, non ci posso fare niente. Stronzo. Si fa col guanciale. Grazie pollo. Giusto in tema pollo. Si fa col guanciale la ricetta classica, ma a me sarà che io adoro la pancetta, mi piace di più con la pancetta. Allora, carbonara sarà carbonara, chiamatela come volete. La carbonara fanese mi sa di pesce.
Di pesce. Ma che cazzo? Ma perché chiamarla carbonara? Perché si può colocare il pollo. Vabbè, è come quando diciamo... La carbonara vegana. Perché è simile alla carbonara. È come quando diciamo che la polenta liquida non è polenta, perché fa cacare, però non è che... Perché è un whey? Ma non ti avevamo già ringraziato. Grazie, okay, sembra buona, però. Grazie mille, sei mesi. Come si chiama, scusa, ripetimi? Carbonara fanese. Fanese? Fanese, di fano. Non si vede proprio che colpisce. Spaghetti alla carbonara alla fanese. Sì, allora, esteticamente sì, è identico. Più o meno. Vedo un po' il pesce in alcune immagini, ma... Ma in realtà non c'è scritto pesce, c'è scritto pancetta. È tanto buona con la pancetta, la carbonara. Poi capisco che non è la ricetta. No, perché vedo molte immagini, alcune... La ricetta dice con la pancetta. Alcune hanno il pesce, altre no, non si capisce. Non so, perché avrebbe senso che col pesce, perché fanno e... Come c'è il gatto? Perché non posso parlare? Detto che la polenta liquida fa cacare. È vero, scusa, però. Gatto, tu mangi quella tosta. È fatta. Non mangi mica tosti. Quella liquida. Poi il paragone è quello, c'è la polenta... A me piacciono entrambe, ma preferisco quella... Lo facciamo andare Mark, che sennò non finisce. No, sì, beh, che finisce, si apre un argomento interessante. Poi, allora, poi ci sono le... Prima di andare alle cose piccanti, che sono le cose poi ovviamente più famose, più classiche calabresi, ci sono quelle cose che si fanno magari dove c'è un po' di... Magari sono una famiglia un po' poveretta, no? I quartieri quelli un po' più poveretti che ci sono in Calabria, che è la classica pasta e fagioli o pasta e ceci, quella dove poi la sera tutto. Fai i birriti. Cos'è? Pasta e fagioli? Cioè, calabrese. Dai, calabrese. È più una cosa che si guarda fa qua. In generale in giro. Guarda che bella. Sì, è il classico. I paesini, diciamo, si vede la vecchia. È la cotoletta alla milanese che si fa ovunque. Esatto. Sì, infatti. È quella classica vecchietta col pentolone che fa comunque manca un troppo e ti vuole banana per sentire si trova probabilmente o è liquida o la griglia. La griglia te la ficchi nel culo anche con liquida. Buona, la griglia è buona, ma cioè in realtà sono tutte buone le polente, sia liquida sia la griglia in generale è buona. Sia solida è buona comunque, però io voglio quella solida, piace di più. Ecco. Perché ho paura di cacare liquido poi. Esatto. C'è, allora, c'è questo panino che probabilmente tanti calabri lo conoscono. Il pane cameusa? No. Non è sardo però. Non è sardo, siciliano mi sa quello. No, con la milza. E insomma, la devi tagliare la griglia. Il pane cameusa, la meusa sarebbe la milza. E la milza è siciliano allora. Sì, sì, sicuro, sono sicuro perché lo mangia il fratello di Dante. Allora, un morzeddu. Come si scrive? No, scrivi umorzeddu. Che è questo panino che è fatto con il pane tipico calabrese che è la pizza. Il pane tipico calabrese che è la pitta e dentro c'ha dei filacci di roba trippa. La trippa sembra. È questo, ecco qua. La trippa cose vale. Con l'H. E questo qui è buono, sì, è molto unto. Ecco io la trippa non ce la faccio a mangiare. No, io non ho mai voluto mangiare. È una delle uniche cose che non riesco a mangiare. No, ma anch'io Moro faccio. Anch'io non ne vado pazzo, ma questo panino è una roba incredibile. Io non l'ho mai assaggiato. Tutta lenta. No, anche a me sono d'accordo. Dovrei assaggiarla. Sono d'accordo, ma questo panino poi fatto con magari ci metti qualche spezia. Qualche cosa piccante, sì, vedo che olio. Non è trippa asciutta, sì. La trippa su un morso ti sazia praticamente. Sì. E vedo infatti che stavo qua. Tipicamente di Catanzaro, cioè almeno io so che di Catanzaro. Cioè, poi se mangio questa per una settimana, grasso 20-30 kg, 40. Anche. Ogni volta che mia mamma fa il ragù, che arrivo lì con la fettazza di pane così e me la mozzico, è uguale. Poi, Marco, allora poi vediamo quello che mi suggerisce qua. Perché qua mi suggerisce la pitta anchiusa. Che è praticamente questa... come si scrive, scusa? La pitta inchiusa. Quando lo suggerisce Google, non lo ricordi particolare. Che gira, la no, pitta inchiusa. Sembra delle rose. È tipo questo... Credo sia un dolce, sì. Miele, sembra delle rose, sembra, no? Tipo... Rose, qua dice un bouquet di rose e una corona. Sì, è simile alla torta di rose che fa mia mamma. Esatto. E pitta inchiusa. Tendenzialmente ci metti il miele, poi miele, uva passa, chiodi di garofano, non so, e sembra una roba buonissima. Comunque, grazie anche a Elettro, non la conosco, l'ho cercata. Anche grazie a Elettro che è grazie a Elettro e anche a Refix. Tutte e due, grazie mille. E poi chiaramente ci sono tutte quelle cose tipo la soppressata, l'anduia che lì ci puoi fare, c'è la pasta, come si scrive, scusa? Nduia con la G-O-J-A. Nduia semplicemente così. N-D-U-J-A. Ah, qui, ok, ho capito qual è. Ok, sì. Poi vabbè, ci sono le cipolle di Tropea. Io mi ricordo una pasta con le cipolle di Tropea che era...
Ma ci puoi, tropea, sempre, cioè, le ricerche anche online sono diverse. Io sto sbagliando. No, farlo, no, no. Quelle normali. Sì, quelle tranquillo. Sono, poi vabbè, tropea. Ci sono le classiche patate. Scusa, Marco, con... non è tropea in Calabria? Sì. Da che parte della Calabria? Mi ricordo. Qui in Calabria? Verso lo Ionio, non lo so. Come? Dovrebbe essere verso lo Ionio, non lo so. E lo Ionio non mi ricordo della Calabria. È a sinistra sì, dello Ionio. No. Non è dalla parte dello Ionio, ma è dalla parte dell'Ionio. Dovrebbe essere Tirreno. Dall'altra parte, sì. Scusa, lo Ionio ne costò la Liguria. Non è il posto dove vado io troppo. Lo Ionio è tra Calabria, Basilicata. Lo Ionio è nel golfo. È quel golfo lì che c'è. No, ma questa qua è sul Tirreno invece. E poi c'è la le patate. È sbagliato. In... Aspetta, che questa è difficile. È sbagliato, amici. Non sono un geografico io. Ma no, ma nessuno di noi l'ho fatta un anno solo geografia. Okay, io vedo dei medie. Patate impacchiuse cui pipi. Questa è facile. Aspetta. Cosa sarà? Cosa sarà? Allora, patate. Certo. Impacchiuse. Ah, eccole qua. Aspetta, ma si chiama Marco? Le cozze. Ripeti, Marco? No. Patate impacchiuse. Cui pipi. Come si scrive? Cui pipi. Mentre impacchiuse è quello che mi manca. È un termine. È con la M, è impacchiuse. Patate impacchiuse. Non è proprio una spiegazione, cioè non c'è proprio una traduzione. Le ho fatto anch'io spesso, ma queste qua. Sono spiaccicate. No, dipende come lo intendi, perché impacchiuse è proprio anche... tipo può voler dire unte o piene di... Ma queste macchie faccio anch'io tante volte, Tranne le patate insozzate con pepe. Sì, che sono tutte impastate con altro che... sono praticamente sono patate... Delle... Ma penso che si facciano in generale da un sacco di parti, perché... Ma che sono quelle... patate con spezie e peperoni. Tate fine, no? Tate a fettone, tipo... Però sono anche impacchiuse. In realtà poi le puoi tagliare come ti pare. Poi adesso proprio questa foto che sto guardando io è una foto con patate tagliate tutte più o meno così, più o meno tutte quante. C'è questo anche, non so, queste, c'è un po' tutto qua. Ed è una roba buonissima questa cosa qui, guarda. Magari chiaramente poi lo metti di fianco a un tacchino, un po' lo mando. Marco, e dai. Poi qua invece mi suggerisce una cosa che non conosco e vado a leggere con voi. La Dromsa. La Dromsa, cercatela voi. Uno dei monumenti della Calabria, nei piccoli borghi dove è stanziata la Ma è un monumento, non è una cibo, scusa. No. E cosa è vero, uno dei monumenti. Ma perché no, ma c'è la foto. Ma c'è la foto. È una foto cibi trovato anche. È una ciotolina. È una ciotolina, vedi? Però, allora ragazzi, vi spiego com'è il sito. C'è scritto Dromsa e poi sotto c'è la foto di una ciotola. È questa in teoria. Però aspetta, di fianco non è un cibo. È questo, se cerchi quello è lo stocco la mammolese, quello lì. Se cerchi Dromsa su Google. Guarda, cercate Dromsa. Poi cibi di tutti i tipi. Allora, una zuppetta di trippa, degli specie di spaghetti. Guarda, provate a scrivere Dromsa su Google. Un tipo di pasta, un barattolo pieno di roba, una vecchia. Una vecchia, onesta vecchia. Un tetto. Ma in realtà se noti, no, guarda, ragazzi, sono stupido perché ma non è colpa mia. Se scrivete Dromsa, guarda, scrivete Dromsa su calabresi, quelli che escono. Tutti per però, te. Se tu vai in quel sito dove ero andato nella io terra prima, di mezzo. Dice che è un monumento. Vabbè, so, e a parte quello, Marco, non c'è di Calabria. No, però aspetta, dice... è possibile? Nei piccoli voli state dalla comunità, questo piatto rimane il rito perpetuato per dare il buon augurio. Tipicamente preparato d'inverno, infatti è una zuppa. Beh, infatti quindi questo si chiama Dromsa per davvero, quindi. È una zuppa di... è la trippa al sugo, credo. Non ho capito se si chiama Dromsa. Dromesat si scrive? No, Dromsa. Perché tutto che Dromesat ho trovato io nella zuppa. Adesso mi ha confuso perché non so se lo sto con la mammolese o la Dromsa. Io sto cercando ma non vedo assolutamente niente di qua. Ah, monumento in senso figurato, dite? Sì, credo sia monumento. Perché effettivamente non ha senso, wow. Ma sono nel sito delle ricette, cosa c'entra il monumento? Mi cerca che Dromesat mi trova anche una zuppetta, sembra. Vabbè, comunque è una zuppa con patate, è questo allora. Pesce. Sì, è questo allora. C'è un peperoncino con olive, chiaramente le solite cose calabresi. È questo allora, arricchimento del pesce, peperone, cipolla... Vabbè, da mangiare in un tegame di terracotta. Fondamentalmente è una ricetta invernale. È una zuppa di cose. Cerchi Dromesat invece che Dromsa. Io ho visto. È quella in teoria. Tipo sempre una zuppetta, ma anche con Dromsa si trova. Non la conosco questa qui, non l'ho mai mangiata, non ho mai... Ma! Non ho mai mangiata. Ma poi qua mi suggerisce anche la struncatura.
La struncatura che è una pasta tipica di Gioia Tauro. Ci sono stato Gioia Tauro, che poi infatti una trovata. Vabbè, questa è una pasta. Ho sbagliato a scrivere, non so. Con alici e mollica. La farina anticamente con i mulini. Vabbè, poi ma c'è la cosa storica. Ma è giusto struncatura, difficile di un Google. Ma è giusto struncatura. Accoglio di un Google. Disgraziato. Che mi corregge. Fondamentalmente sono degli spaghettini con sopra il pan grattato. Sì, sono pan grattato e alici. Prezzemolo, poi ci sono queste cose qua. Io un piatto di pasta non me la faccio mettermela in bocca. Neanche appena io. Li metto in bocca svengo perché sono troppo potenti. Neanche io, non sono amante. La struncatura è una cosa fortissima. E poi vabbè, c'è la classica zuppa di cipolle, sì. Che appunto, vabbè. Come dicevamo prima, zuppa di cipolle di Tropea. Niente di particolare, niente di incredibile. Poi? Certo. Sono quelle che... ho detto un po' di quelle che mi ricordo. Avevate saltato roba, io avevo saltato una roba. Vai, cosa si chiama? La torta paesana, semplice. Cercata. Scusa, è Monza? Torta paesana. Perché mi ci fuori anche Brianzola e Monza. E vabbè, sì, va bene. Torta paesana, un dolce no? Di cioccolato. È praticamente cioccolato con pinoli, poi puoi metterci uvette. Sembra buona. Dica invernale pure questa. È pesantissima, sembra una compattezza. Decisamente pesante, però è buona. Molto una cosa che simile al brownies come compattezza. Ma si mangia anche da me e poi muore. Quando fai la polenta grande, no? Sembra una torta di pane. Quando fai un bel padellone di polenta enorme, poi sono le croste. Sono pinoli quelli là. Sono le croste sul bordo che si mangiano anche. L'hai mai mangiata, Marco? Tu hai mangiato Morelli? No, chiedevo perché non la mangio dall'elementare. Le croste di polenta che si formano sulla padella, le hai mangiate? Sono buonissime. Buona. Non so se mi piacerebbe. Ma non sta male mangiare le robe troppo fatte. Ma non è bruciata, non viene bruciata, rimane si secca praticamente, viene tipo sì. È polenta secca. Sì. Quando fanno ragazzi, la crosta di parmigiana, la crosta mamma mia. Ma amore, stai zitto! La crosta di parmigiano, io non posso, non vivo. Sto male, crosta di parmigiano. Buonissima la crosta con la salsa con la glassa balsamica, ma anche mangiata semplicemente vai. Così ma a parte conta che la glassa balsamica c'è qualcosa, vediamo se trovo qualcosa. La polenta fritta anche, non mi ricordo la polenta fritta, quella semplicemente che pesantezza deve essere la sbrisolona fritta. Ah è quello, ok, quelli i pezzetti fritti, sì, la sbrisolona la sbrisolona è famosa, vero? Perché l'ho già sentita ma nella mia zona. Ma è quella con Mantova. Ah, è quella. Esattamente quando si distrugge in mano. La sbrisolona si Le mandorle si distrugge. L'ho mangiata un sacco di volte. Si chiama sbrisolona apposta perché si disintegra in mano. Questa qui credo ci sia anche dalle vostre parti perché credo che sia di ovunque. C'è ovunque. Da me in dialetto li chiamano i gigatti. I gigat. Solo che sarebbero i giccioli. È mai uscito un resort. Piccioli. I giganti gruppo musicale. Non so, mi sono persone, mi escono Morelli, dimmi i giusto. Ciccioli, cerchi i ciccioli. Ciccioli graziani, mi sono. Il grasso del maiale. I ciccioli di grasso del maiale. Ah, sì. Che sì. Però da me non sono in fiocchi così come si vedono nelle foto così, ma sono molto i cigoli fini. Hanno scritto. O i cigoli anche, sì. I cigoli. Non mi fa sta gran fame da guardare, No, questo i no. Ma cigoli, mi trovo i quadri. Ma com'è possibile, se lo trovo giusto, i cigoli scrivi. Ma io ho scritto ciccioli e mi è venuto fuori, Sì, se cerchi. Sì, ciccioli sì, magari è venuto fuori. Allora ti dirò, non mi fa tanta fame no, da più vedere. Che altro, così. Più che altro ci si fanno le cresce o dei panni particolari, così che vengono buonissimi. Poi da me c'è la pizza bianca. Grazie, Loop. Grazie, 14 mesi. La pizza bianca fate. Non dimenticate di Savete Prime, non dimenticate. A mano, a mano. Crescia bianca. Questi giorni di feste e vacanza. Sì, vabbè. Sarebbe la focaccia. Ah, ok, sì, quella... tanto normale, dai. E la si fa anche con i ciccioli e viene... Però c'erano altri bianchi. Però tipo ne mangi una manciata e c'hai il colesterolo che ti... Sì, io cerco una cosa, cerco formaggio trentino. Non mi esce. Esce un porno. Ma tedesco non la marea. Formaggio tedesco perché ti dovrebbe uscire un porno. Lo so che è Google, Moro. Non è che. E cosa? Non mi ricordo più, ci sono troppi. Ne sono troppi. Vai, perché qualche roba. E quindi vado avanti all'infinito. E io no, non posso. Formaggi in Italia. Formaggi anche in Lombardia. Ce non siamo mica nei paesi esterni. Di merda. Dove mangia la merda. C'è l'asiago. Gli extracomunitari. Ma il baccalà non è delle nostre regioni. C'è anche speck trentino. Visto che prima hai detto niente, c'è lo speck trentino. Guarda che bello lo speck. Quanto buono. Me lo mangerei proprio nel culo. Me lo metterei anche lo speck. Perché? Perché è buono.
Io non sono mai stato un amante dello spec più di tanto. Mi piace, lo mangio. Io lo adoro. Lo spec lo mangio dei quintali, Marco, perché non diventa un cicciolo di merda. Grazie mille. Io gli affettati in generale non ne ho mai mangiati, chissà. Io lo spec non posso. Da piccolino ero in fissa per il prosciutto crudo, ma ancora in realtà mi piace molto. Il prosciutto crudo è quello che da piccolo ho sempre mangiato meno perché non mi piace il grasso. No, invece a me frega niente. Tutto. Lo spec è poco grasso, vabbè, dai. Poi... c'è più meno, anche salame Milano che è famoso. Vabbè, sì. Salame Milano. Che è uno dei più famosi. Salame Milano. Quello con la quello più, sì. È buono. Quello base un po' più. Sì, però è famoso. Sti salami. Asiago, se non ti dispiace, è Veneto. E chi ha detto niente, scusa? Come Veneto? Asiago. Qua si fa l'Asiago. Asiago in Veneto. Ma perché prima avete detto che mi sono distratto? Perché si fa qua l'Asiago, si fa qua. Anche in Lombardia si fa l'Asiago. No, ho detto io che si fa qua l'Asiago. Sono le formaggi che si fanno anche qua. Beh. Comunque, aspetta, dai. Andiamo subito a togliere questa diatriba. Poi, piatti tipici italiani. Vediamo un po' in generale cosa abbiamo saltato. Inizia, continuiamo un altro due live. Eh no, i 10 piatti tipici italiani. Pizza, vabbè. Che cazzo va a fare pure? Pasta. Ma dice che è di Vicenza. Ah, considerato... Sì, ma va. Sì, sì, è vero quello. È sotto Vicenza. Qua. Poi c'è anche da me, poi che ne so, c'hanno qua malghe provenienti da lì, non lo so. Però c'è il ciauscolo, la mozzarella di bufala, comunque no. Ciauscolo. Come? Ciauscolo è una mozzarella di bufala, non è napoletana. Non ho capito niente, Morelli. No, infatti, no, perché stavo vedendo i tipici proprio generali. Il ciauscolo, ciauscolo è l'anduia non piccante, praticamente. Mi sembra, sì, visivamente mi sembra quello. Diteci un piatto tipico a caso. Un salame morbido. Dai, ultimi minuti. Piatto tipico a caso? Diteci un piatto tipico e a zona dove siete. Romana, la matriciana. Un piatto tipico della mia zona di nuovo? No, non te, in chat dico. No, in chat. Ah, pasta al pesto. Vabbè, mettete pesto... anche... Dove betta? E quanti? Le brasciole. Mamma mia, le brasciole. Il muscisca in Puglia. Vai, le brasciole sarebbero detto. Le polpette. Ecco caso, muscisca. Mica le brasciole. Ma sembrano dei fili di carne secca? Cos'è il muscisca? Casatiello, vediamo Napoli, un po'. Casatiello, Napoli, Casatiello. Roba, Napoli c'è un sacco di. Per Napoli poi non ho più pizza. Cazzo, ho voluto incontrare la cosa. Scorreggiotti. Ah, le ha scritte Scorreggiotti. Scorreggiotti sono, è vero. Sì. Sono, beh, di... sono tipici i suoi. Tortone, sì. Aspetta, lo scarpinocchio. Lo scarpinocchio. Eravamo giù. Scarpinocchio, questo. Corvo e gatto, che? Magari a anche mano, quelle cose di Napoli. Scarpinocchio è di Bergamo. Questo, secondo me, sembra il nome di un vino. E quanti troppo che basta così adesso, sennò torta troppi. Pasqualina. Il frico? Cos'è il frico? Adesso sono curioso. Il frico? Il pane frico, camerosa l'abbiamo l'ha messo prima, la cetta, il frico. Frico. Fammi vedere, frico. Frimetta Giulia. È una... Frico, no, è una roba. Ma vedi, ma Friuli Venezia Giulia è una regione che non esiste. Cioè, c'hanno. Non dove? Sono italiani in Friuli. Hai sentito come parlano? I mustazzuoli. Hanno il prosciutto San Daniele, che è buono. Vai, da Salento, i mustazzuoli. Anche il sardo è un'altra lingua, ragazzi. Questo è mustazzuoli, mi segna. Pare più simile all'italiano il sardo che il friulano. Cosa italiana? Come? Scusa. Le lasagne al pesto buone, le cartellate in Puglia sono veramente buone, Marco, lasagne. No, non lo accetto. L'avevo detto prima, pugliese. Vabbè, ecco. Ma le lasagne sono le lasagne, ecco, che Morelli. Le... ci mette il pesto. Ma sì, le fanno anche con la Nutella, ma no, io le voglio al sugo. Ma c'entra, cerca le cartellate pugliesi. Le cartellate sono delle schiaffe nella faccia. Sì, sì, ho buono, tre locali, vuole delle cartellate. Ti prendo a cartellate, vuol dire che picchio fortissimo. Sì. Sembrano delle cose incredibili, le cartellate. Fate troppa roba sopra, cosa... Pico dolce carnevalesco anche questo, comunque. Si spento Diego intanto. Come? Sì. Mi sono spento? La luce della tua camera. Ah, il saorso è la salsiccia con la salsiccia con finocchietto. Zitto, zitto. Ma vediamo un'altra cosa così a caso. Culur Jones Sardegna. Cosa? Culur Jones. Lo scorre Jones. Sardi. Ah, che carini sono, però. Sono carini. Culur Jones. Vabbè, sono degli gnocchetti di pace. Cioè, dei ravioli sono. Sono dei ravioloni. E quanto ho scritto con. Dai. T'ho scritto cosa amici, per te. Andate da gatto e gli dite. E tu cosa mangi in Veneto? Vai. Dove poi Espri, dove mangi in Veneto? Come? Vabbè.
Disgraziato. Ciao belli, a domani mattina. A domani mattina. Domani mattina con... Con... Non si sa. Con... Con... Niente, con... Un, probabilmente Rainbow Six. Con... Non è detto. Probabile. Rainbow Six, a me frega niente. Marco, facciamo Rainbow Six? No, Rainbow Six. Rainbow Six, a domani. Rainbow Six, a domani.